Buongiorno a tutti, ci siamo appena collegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi che sta trasmettendo in diretta la celebrazione delle lodi. Il sito internet della Basilica riprende in diretta le lodi e le posta sulla sua pagina Facebook. Noi riprendiamo le lodi della pagina Facebook del sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi, le condividiamo e le rimandiamo in diretta ai nostri amici di Facebook. Lo stesso faremo alle ore 7:15, quando sempre il sito della Basilica di San Francesco d'Assisi riprenderà in diretta la celebrazione della Santa Messa che sarà celebrata in Basilica. Il sito internet posterà la diretta della celebrazione sulla sua pagina Facebook. Noi prenderemo dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica la celebrazione della Santa Messa, la condivideremo e la manderemo ai nostri amici di Facebook, perché per noi la Santa Messa è la mensa virtuale del Signore, che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante della vita. Per la sua misericordia, ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alle lodi ora alla Santa Messa più tardi. Un pensiero particolare va a tutti coloro che soffrono per il coronavirus in Italia e nel mondo, soffrono malattie, infermità, fame, sete, povertà. Un pensiero, una preghiera particolare va inoltre a tutti coloro che vivono in zone dove ci soffiano venti di guerra, come a Beirut, Libano, che oltre 7 mesi fa ci fu una tremenda esplosione nella zona del porto, esplosione che provocò oltre 500 morti, oltre 5.000 feriti, oltre 300.000 sfollati. Preghiamo che in tutte le zone del mondo dove soffiano venti di guerra, i venti di guerra si possano trasformare in venti di pace. Buona giornata a tutti. Veniva meno la loro vita. E l'angoscia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro angustie, e condusse sulla via retta, perché camminassero verso una città dove abitare. Grazie a Dio per la sua misericordia, ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Poiché sazio il desiderio dell'assetato e l'affamato di colmò di me, abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le strutture, cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro angustie.